dove sei? Alla prima, perché fino adesso sono rimasta sempre a casa. Cosa è cambiato rispetto a prima? Le nuove leggi che sono uscite, che per qualsiasi cosa si debba fare adesso serve per forza Green Pass e vaccino. Soprattutto dicono anche di un ulteriore aumento di contagi, perciò la paura aumenta. Non mi sono vaccinato perché non ne sentivo la necessità. Ma ora ci stanno costringendo, perché diventa ormai invivibile. Ho due genitori anziani e se devono andare anche in qualunque parte ormai chiedono il Green Pass, per cui non li posso più accompagnare. In Sicilia l'effetto Super Green Pass si vede. Negli ultimi giorni le prime dosi sono in decisa crescita. Le prime dosi si sono raddoppiate, magari perché, no, sicuramente per il decreto che è stato pubblicato e quindi per le restrizioni. Certamente ancora siamo lontani da quello che dovrebbe essere la risposta veramente per immunizzarci ancora di più. Siamo fratelli, nipoti, siamo una famiglia, abbiamo deciso di vaccinarci. Siete venuti tutti insieme? Sì, 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 sì. Abbiamo deciso tutta la famiglia di farlo oggi. Ancora ce n'è a casa che abbiamo... No, tutti vaccinati a casa. Tutti i risultati eravamo noi. A questo punto ormai ce l'ho portato le strette, è importante, dicono che è importante. Facciamo il Pfizer come vaccino, prima dose. Ma se non mi fa male, io sto scherzo. No, assolutamente. Non è il mio compito. Gioco ogni tanto a calcio, faccio palestra e mi hanno domandato anche il Green Pass. Come mai solo adesso? Cosa ti ha convinto? Perché devo andare in un ristorante, se no senza Green Pass non mi fanno entrare. Per un compleanno importante. Non ti fanno lavorare, sono qua. Per lavorare in realtà basterebbe il tampone. Sì, però dai prezzi che ci sono qua non ti confia nel tampone. Che paghi 15 euro, prendi 600 euro. Lui è obbligato. Sono obbligato. Per il lavoro. Io invece, considerando che appunto ho un bambino piccolo minore, quindi per paura, in poche parole, non l'ho fatta prima. Adesso è obbligatorio per le forze armate e forze di polizia, è obbligatorio, altrimenti non l'avrei fatto. Mi sono decisa perché non si può andare da nessuna parte. Sono andata alla mutua e non mi hanno fatto entrare. Facciamo questo passo anche per sperando che tutto possa comunque ultimarsi veramente. Allora, devo chiedere a tutti gli altri...